della nostra fortuna, la Zanella, la X ci ha scelta. Fabietto, Fabietto, grazie, nipotino mio. Lazzarella, come va? Allora, diciamocelo per ricominciare. Perché ti chiamano Lazzarella? Buoni, grazie. Allora, Lazzarella è stato il mio esordio canoro all'età di 8 anni. Avevo 8 anni e fu il mio esordio canoro ad un festival organizzato lì a San Giovanni in Fiore nel mio paese. Hai cantato Lazzarella? Sì, Lazzarella. Ma il suo dico, si prepari dopo? Sì. E come andato? Andò bene, mi classificai prima. Il concorso l'hai vinto? Sì, quindi no. E poi mi portò tanta fortuna e allora da lì poi cominciavano tutti a chiamarmi così. È un nomignolo che ho rispolverato dopo tanti anni per noi, per voi. Ma mai più concorsi canori? Ho fatto dei festival in passato, poi ho fatto del piano bar, però poi il lavoro, l'università e quindi... Vabbè, stasera ci sarà tempo per ascoltarti cantare. Cominciamo il viaggio cercando i Paquitos. Buon viaggio, Lazzarella, in bocca al lupo, buona fortuna, viva il lupo! Allora, chiamo il 16, le Marche. Ciao, bella Carla! 30.000... Ricalibriamo la partenza, Lazzarella. Cerchiamo qualche chiamata più bella, qualche chiamata in rima come le strofe delle canzoni, qualcosa che faccia rimo con Paquitos. L'11, il Piemonte. Il Piemonte. Buonasera a tutti. Buonasera, bellissima Valeria da Barbania. Sorriso. Pure stasera ce l'hai. Grazie, la signorina del sorriso. Non sarà così tutte le sere, ma finché dura. Ciao Flavio, sono Martina, ho quasi 11 anni. Ciao tesoro mio, faccio la quinta elementare. Abito in Toscana, precisamente a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Salutiamo te, la tua famiglia e i tuoi amici. Ho perso qualche puntata di Affari Tuoi, aia, perché finisco tardi gli allenamenti di nuoto sincronizzato. Lo sport, lo studio, ci mancherebbe. Allenati, poi in caso recuperi le puntate te le fai raccontare. I miei nonni, ah ecco, vedi, maestro, i miei nonni mi fanno il riassunto. Quindi bravo, allenati seriamente, poi i nonni ti raccontano com'è andata la puntata. Ecco la mia barzelletta. Perché le bambine piccole non possono comprare gli occhiali da sole? Perché devono essere accompagnate dai genitori. Occhiali da sole, 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 raggi, sole. Poi la spiego, ciao! Grazie Martina! L'ha capita? Sole, no sole nel senso di sole, fregature alla romana, sole, i raggi del sole, sole, la bambina sola non può uscire, le bambine sole, con calma, dopo a cena io, lei, Matiacic con la lavagna, le facciamo dei grafici e glielo spieghiamo, vabbè, già che ci siamo salutiamoci, 1, 2, 3, sole, capito, meglio sole che mala compagnia, se c'è messo libro è sempre invece un grande accompagnamento, ha capito, dopo. Allora, ripartiamo. Oh, possiamo ancora vincere. 5.000 euro. Allora, chiamiamo il 13, la Basilicata, Maria Luigia. Oh. Buonasera. Buonasera, stasera un altro componente della mia famiglia sarà in lutto. Aspetta, giù la musica, Mario, momento di lutto. Allora... Aspetta, ieri sera salutiamo ancora la nostra meravigliosa Rita. Come si chiama il tuo piccoletto di 17 anni? Angelo. Che è pazzo di Rita. Sì. Di Rita. Poi? Sì. Adesso mio marito. Come si chiama? Antonio. Quanti anni c'ha? L'età mia. Vabbè, ragazzi. Non indaghiamo. Ed è pazzo di Lazzarella? Tanto, tanto, tanto. Che posso fare? Ah, cioè, ma te l'ha detto così? Sì, sì, senza problemi. Ma tanto lui ama me, però comunque non è cieco, eh. Mi piace però questo tuo atteggiamento. Ama te, ma gli piace... certo, ma è giusto. Atteggiamento moderno. Sì. Bene, chissà Pierpaolo quanto sarà felice. Beh...
Beh, ormai è abituata alla tua bellezza, nel senso che il Paolo, dico, lo sa, l'ha messo in conto che sei un fiore da custodire, grazie, da tenere d'occhio. Cioè, non è che... Come l'ha vissuta queste due settimane qui a Roma? No, vabbè, tranquillamente, nel senso che... Una gelosia matura? Sì, moderna. Intelligente. Una gelosia intelligente. Una gelosia intelligente. Come fatta? Come fatta? Come è fatta sta gelosia intelligente che non sappiamo? Nel senso che mi ha conosciuto... Per favore! Mi ha conosciuto così, sa come la penso e quindi mi accetta, cioè lo sapeva dall'inizio, quando vado avanti e decido di fare una cosa non mi ferma nessuno. Perfetto, in bocca al lupo. Pierpaolo, da quanto vi sposate? Ah, non lo so ancora, Flavio. Pierpaolo, dai. Pierpaolo, ti lascio questa piccola saggezza che ho trovato l'altro giorno in un'agenda, si fa naturalmente per ridere, dice, se ci fate caso, non so se l'avete mai notato, per sposarsi al matrimonio servono i testimoni, come nei duelli e come in tribunale, quindi insomma un motivo ci sarà. Prego, prego. Aia! Ah, quindi Maria Luigia invece si vendica, non è una gelosia intelligente, guarda come ride, gliene frega niente dei 100.000 euro. Cioè non ha finto neanche un attimo, cioè fingi, sei proprio straziata, una donna straziata, una collega di viaggio da ricordare. Beh, senti, quanti altri maschi ci stanno a casa tua? Un altro. Un altro? Quanti anni? Beh, piccolino, c'ha 14 anni quasi. Ma anche lui è nella stagione degli amori? Come i gatti? Sì. Pure questo miagola quando vede le concorrenti a fare benissimo. Domani sera ci dirai di chi è pazzo. Tuo marito e tuo figlio, quello grande, l'abbiamo sistemati? Proviamo a sistemare dei blu. Prima, ormai la vista si abbassa anche a me, l'età è quella che è, avevo letto fico adottato. Ho detto, ah, uno gagliardo, che invece cos'è? Un fico adottato? Ah, è un fico tipico della tua zona. No, Pierpaolo, stai calmo, non è un ragazzo trendy di San Giovanni in Fiore, è un fico che si mangia, fico dottato, un fico che ha studiato, fico dotto, dottato. Professore, lei ne sa qualcosa di questo fico? Non risulta. Un esperto. Lei basta che li mangia, poi dice se sono fichi dottati, quelli di giugno, settembrini. No, certo. Comunque, scopriremo qualcosa di più di questo fico dottato, scriveteci sulla nostra pagina Facebook, Busento, è il fiume, questo siamo sicuri che è il fiume. Sì. Busento, dopo una bella magnata dei fichi dottati, una bella nuotata, dopo 3 ore a partire dalla digestione, microfono perché la Zarella canterà questo cesso arrivato, qualunque cosa che vedi nella zona del blu sarebbe meglio di queste due prime chiamate che abbiamo fatto. A chi andiamo a bussare, la Zarella? Allora, chiamo... Mi piace, silenzio, tensione. Anna Rita, in Lazio, il 9. Maestra. Buonasera a Buonasera, tutti. Buonasera, maestra diplomatica. 20.000. Hai una canzone... Un'avventura di Battisti. Eccala, Pierpaolo, tranquillo, non sarà un'avventura. E... Non sarà... Allora. Konbawa, Flavia-san, o genki desu ka? Genki? Genki? Benki. Genki? Ah, è dialetto del Veneto? Ciao io! Anche per gli amici a casa. Cosa gli abbiamo detto? Buonasera, Flavio, tutto bene? Com'è buonasera? Konbawa. Konbawa. È un po' anche come Jesus, da voi a Napoli, come va? Mia faccia, mia razza, un paese siamo tutti uguali, la razza umana, come va? Faccelo vedere tu come va. Adesso salutiamo l'ambasciata giapponese e... Mario, basta. Non di sciocco. Cioè? Non di sciocco. Non mi sciupa. Non di? Che cosa è successo? Che cos'hai? Un disastro. Un disastro. Un disastro? Lo so. Sai? Lo so.
Una bugia. No, no, purtroppo non è un show. Prego. Fermi. Rimescoliamo le carte. Lampada delle speranze. Maestro, prepari lei il pianoforte. Lazzarè, col microfono gelato numero 15, lo dico per Mario e i nostri, Giannino, io intanto prendo anche la lampada, in cosa ti vuoi esibire? Proviamo a far girare l'aria, l'atmosfera, la sorte, in cosa ti vuoi esibire? Allora, una canzone che mi piace tanto è La voce del silenzio, il mio, diciamo, cavallo di battaglia. Diciamolo, cavallo di battaglia. Il mio cavallo di battaglia, sì. Maestro, ce l'abbiamo questo cavallo nella battaglia? Aspetta che prendiamo la tonalità. La tonalità. Io intanto per il cavallo di battaglia c'ho i ferri per ferrare. Una voce. Ok, la fai sotto. Puoi alzarti, puoi fare come vuoi, eh? È tua la serata. Ad affari tuoi, Lazzarella, la voce del silenzio. Grazie. Pensavo alla voce del silenzio. Ok. Ah, stavamo aspettando lei. Sì, sì, stavo. Io pensavo che la sta ripassando lei. Ah, ma vabbè, ma me lo scusi. A settembre ci sarà Demo Morselli. Allora. Da sola per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornano vive troppe cose che credevo morte ormai. Ritorna come un'onda nei miei occhi, e quello che mi manca dal mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto, ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che ma a livello canora, oh. I soldi li abbiamo persi, ma l'amore no. Stai riprendendo il posto, sai. Tenga il posto al ristorante, ma non potevo sfarfallare, scusi, eh. Qui c'è la fila, c'è Pierpaolo, c'è il marito di Maria Luigia. Anche volendo io rimango con lei, rimango fedele a lei. No, ma interpretavo, è chiaro. Lei è la mia suora Camilla. Tutti la vogliono, brava. Dopo, allora, gelato al cioccolato. 1, 2, 3, 4, 5. Sarebbe ora di trovare, ecco, il microfono sul tabellone, sul blè. Oppure il fico dottato, che se sta pure a smollare ormai a quest'ora. Il 10, il Molise. Buonasera,
Buonasera Flavio. Calma. Godiamoci l'arrivo da Agnone? Sì, in provincia di Isernia. Sono Maurizio d'Ottavio. Bellissimo il paese. Non figo d'Ottavo. No, Maurizio d'Ottavio. Dottato? Sì, d'Ottavio. Ah, d'Ottavio. Cosa fai nella vita, Maurizio, a parte essere nella nostra famiglia? Il giornalista. Ma giornalista politico? Di tutto, scriviamo di tutto. Musicale? No, tranne musicale. Ah, una recensione, già ti stavo chiedendo una cosa. La facciamo. Ah, la facciamo. Una recensione della Zarella. Va bene, in questo periodo di cosa ti stai occupando? Un po' di cronaca sindacale. Ah. Vuoi qualche... ti serve gossip? Su di lei? Notizie di un'anziana? Magari sì. Dottoressa? Ciao dottoressa. Okay. Vediamo come ti presenti ad affari tuoi, giornalista Maurizio d'Ottavio d'Agnone, la corda è di là. Andiamo bene, il giornalista che trova la corda. Eccala. Lanzarella. Io capisco l'amore, siete follemente innamorati, tu e Pierpaolo, una cavalcata selvaggia nei tramonti della Calabria, però tesoro mio, tu sei venuta ad affari tuoi, qual è il primo sogno economico? D'amore l'abbiamo capito. Ma guarda Flavio, io ho un caro amico che mi ha iscritto al provino, che poi è il presidente del Banco Alimentare Calabria, Franco, e ci siamo sempre detti che qualsiasi cifra io dovessi vincere, un 10% sarà destinato a queste famiglie che hanno tanto bisogno. E questo è meraviglioso. E questa è una cosa che ho promesso a Franco. Se continua così c'è il rischio che Franco ci deve fare un bonifico. Lui, dal banco. E Pippo, ce ne va là, Franco. Infatti. Che non manca tanto, Franco. Poi dico, lodevolissima iniziativa e pensiero. Poi il resto? Il resto. Mancia. Non ho un obiettivo particolare. Però mi sa che è il caso di trovarlo, anche di prefiggerci una meta. Un pensiero, perché qua si rischia di finire noi proprio che vince il banco, tutto lui, e noi andiamo a casa col figo dottato che sta diventando un po' il nostro spettro. Si va dietro, dice trova sto figo e andiamo, dottoressa, lei il figo l'ha trovato, le sta parlando, dica, sì, è una spremuta del figo, ha tante cose da dire, dica una. È vero, la tradizione del veterano è da te incarnata. Meravigliosa veterana di affari tuoi, sei chiamate 725.000 euro volati via insieme alla tua prestigiosa voce quando canta. Professore, questo non succedeva, se non sbaglio, dalla battaglia dei Termopili? Da quando? Ma sì, più o meno, c'era Alessandro Magno che stava studiando affari tuoi. No, purtroppo affari tuoi ultimamente è un po' alterno. Sì, ci sono alcune partite in cui i inizi sono molto buoni, altri in cui abbiamo dei inizi molto poveri e prendono una media di 120.000 euro a pacco nei primi 6 pacchi. Molto alterno. Ora, in questo momento abbiamo ancora comunque 4 pacchi rossi a fronte di un totale di 10, includendo la X, possibili da scartare. Certo. E dunque la probabilità nei prossimi 3 pacchi di aprire tutti e 3 blu, o almeno 2 blu e solo un pacco rosso, è circa del 95%. E se lo dice Matiaci, cioè, è illuminante. Sì. Ma conosciamo il geloso intelligente, come dice la dottoressa Pierpaolo. A voi, voilà. Ciao tesoro. Ciao. Mi trovo in un posto per te oggi importantissimo. Un posto che rappresenta per te tante cose. Voglio chiederti una promessa importante, è che tu da oggi devi pensare alla tua felicità, alla tua serenità, a te stessa. Goditi la tua giornata, in bocca al lupo, un bacio grande, ciao! Com'è serio Flavio? È serio! Com'è serio? È serio! Troppo serio! È geloso e intelligente, ma è super serio, dottoressa! Sì! Allora, sì, ci commenti l'inizio del messaggio del serio fico geloso intelligente? Ha detto questo posto che insomma è speciale per voi? Perché? Sì, per me, perché questa casetta che ho in Sila, che si vede in fondo, sì, l'aveva iniziata mio padre, per me, poi 3 anni fa
mi ha lasciato improvvisamente. Sarebbe insomma stato il nostro sogno finirla, perché l'avevamo iniziata insieme. E 3 anni fa così improvvisamente mi ha lasciato e quindi oggi, venendo qua, abbiamo anche sempre detto che se dovessi appunto fare una vincita sarebbe bello insomma finirla questa casetta e godercela per come lui avrebbe voluto. Iniziata da te, papà? Sì. E quindi la promessa è un po' questa, insomma, che dice Pierpaolo, ma anche di goderti, insomma, quella che è la tua vita, il tuo sogno, la serata d'affari tuoi. Ma papà, chiede la dottoressa, era cantante, lui che era l'appassionato. Beh, di lui musica. Non era un cantante, però amava tantissimo la musica, sì, infatti Lazzarella era una canzone che piaceva ad entrambi e che all'età di 8 anni mi insegnava a cantare. Sì. No, bellissimo, in quest'epoca di talent super tecnologici, raccontaci questa cosa. Papà scelse Lazzarella come canzone per il concorso, mamma che si chiama? Teresa. Mamma Teresa combinò le coreografie? Sì, è vero. Sì. Cioè, vi siete messi a casa in salotto a provare? Sì, sì, una mamma stupenda, Flavia, nel senso che io, papà insegnava a cantare e mamma a muovermi, come mi dovevo muovere, dovevo andare a destra, a sinistra, a fare così, sì, fantastici, i miei genitori fantastici. E come invece a casa Dullurio a Garà. Bello, bellissimo. Iapino. Papino. Sì. Beh, ma qualche passetto te lo ricordi? Se mettevo Lazzarella, non è una minaccia. No, vabbè, era. Andavo avanti e indietro. Quello poi... tutti, ah, vabbè, allora la coreografia quelle nostre. Quelle nostre, Mimmo, avanti e indietro. Ero una bimba, quindi... Ma certo, però insomma, mi stavo confrontando con mio amico Mimmo. Avanti e indietro, sui passi nostri. Ma certo, pensiamo come muoverci adesso, se avanti e indietro. Mimmo, che te sei nascosto? Ah, no, che Diego, no, è proprio seduto. È seduto. L'ho detto, dai al seggiolone. Ciao, avanti e indietro. Quanti pacchi? Avanti e indietro, adesso ci vorrebbe la coreografia di mamma. Cambiamo o non cambiamo? Avanti o indietro? Arretriamo, miglioriamo, peggioriamo. Perché è vero che ci siamo sparati via un sacco di soldi, ma magari la dottoressa si diverte a darti una possibilità per dare una sterzata alla tua serata, i 250.000 euro sono in giro, oppure si accanisce su di te, ce li hai tu e spera che tu voglia disfartene. Mimmo, com'è? Così, avanti e indietro? Siamo pronti per concorso pure noi, Mimmo? Canta per te, Lazzarella. Io e te Lazzaretto potevo andare, Lazzaretto. Anzitutto partiamo dal dettaglio, il particolare, questo 20. Premesso che la frase che il concorrente di affari tuoi non può dire, questo numero non mi dice niente, pena il rischio di trovare in quel pacco un mare di soldi, questo 20 com'è? Ok, e il 20 l'abbiamo sistemato. Invece, come sono i 5, il 7, l'1, i numeri che ti si stagliano davanti in questa serata iniziata in maniera difficile, allegra, musicale, ma complessa? Ma Diaci, ce l'hai fatta il concorso a 8 anni da canto? Mi sembra aver fatto, non ricordo esattamente quanti anni avessi, però qualcosa avevo provato a fare anch'io da piccolo. Ho un vago ricordo di alcune canzoni in lingua slovena, io facevo la scuola in Italia, ma una scuola con lingua madre slovena, e dunque ho fatto ancora un concorso di canto. La canzone?
non me la ricordo adesso il titolo, mi pare fosse Marco Scace, tradotto sarebbe Marco Salta. Marco Scace? Marco Scace, sì. È sloveno? È sloveno. Marco Scace. E infatti poi la Pausini ha detto Marco se n'è andato via, scaccia. Il treno delle sette che è un numero primo, ma dici ci avevi fermato la canzone, numero sette, numero primo, non è primo, primo. Certo che è primo. Certo che è primo. Come unici divisori uno e sette. Flavio, al momento lo tengo. Teniamo il tutti. Ringrazio la dottoressa. Ne abbiamo tanto parlato, ascoltiamo lo straordinario Domenico Modugno, Lazzarella, tre pacchi, si riparte. Lazzarella, sì. Siamo il 12, di Valle d'Aosta. Buonasera a tutti. Ciao Edi. 50 euro. Non mi mollare, fiore di San Giovanni in fiore, non mi mollare. Lazzarella, madre primavera, quando passa questa mattina, già che mi metto grino, su mi metto da papà. Ma lazzarella, sì, non penso proprio a me. Chiamo il 17, Simonetta. Simonetta, buonasera. Buonasera a tutti. Serate, veniamo da tre serate con 200.000 euro. Ammazza ragazzi, che serate. Ci sono i soldi in giro d'affari tuoi, è il momento che conta, quando li facciamo apparire. Troppo presto non va bene. Abbiamo l'uno, la Sardegna. Aio! Buonasera a tutti. Buonasera Andrea. Come va? Bene, grazie. E venga apposta tutto. 10.000, tu se non tiri fuori qualche roba di soldi, è proprio una lazzarella, eh. Mannaggia, dottoressa. So, ma se spende il sorriso della bella Lazzarella. Sorpresa? Sorpresa! Cara, ti vogliamo un mondo di bene, siamo tutti con te, in bocca al lupo! Sì, accolgo l'occasione per ricordarti il bene che ti voglio e augurarti buona fortuna. Ehi cantante, mi raccomando, dedicaci una canzone e apri blu. Vai, Giovanna! Gruppo famiglia, dici? Sì, allora, la prima è la pacchiana sangiovannese in abito tradizionale. Cioè, la festa... Sì, no, è il tipico costume sangiovannese. Si vestivano così prima le donne di San Giovanni in fiore, la famosa pacchiana, quindi con questo vestito tradizionale. Ancora, cioè, ormai non esiste più, non c'è più nessuna, ma fino a qualche anno fa ancora si vestivano così. Lei è una tua amica? È la nipote di un mio caro amico. La nipote, sì. Le bimbe sono le nipoti di Pierpaolo, sì. La sorella di Pierpaolo Daniela, mio nipote Alessio. Scusa, solo una cosa, dottoressa, ci accertiamo che la bambina più alta abbia fatto il video spontaneamente? Perché per tutto il video si è rimandate le immagini. Ma riguardiamo il video, come si chiama la più alta? Chiara. E telefoniamo, scusiamoci, perché se l'hanno obbligata. Gli hanno levato le merendine, gli hanno detto se le vuoi rivedere, guarda, segui tutto il video, adesso scorre avanti, c'è uno nostro di redazione che la minaccia, guarda, Marco Carta, va bene, e c'è, ok, c'è sempre il serioso, il geloso intelligente, applausi, guardatela, eccola, guarda, della serie non
volevo, mi dispiace. Scusa zia, mi hanno messo nel video con la forza. Eppure lei è sempre così sorridente, lei è sempre così allegra. Come è sempre allegra? Sì, sì. È l'unica bambina al mondo che affari tuoi non diverte. Scusaci, guarda. Forse ama l'eredità, credo sia una fan di Carlo, la salutiamo, salutiamo lei Carlo. Va bene, però volevo bellissimo dire anche gruppo. Che il posto sì. Dove hanno appunto fatto questo video è il famoso Arco Normanno di San Giovanni in Fiore, e lì quella porta lì è casa di mia nonna. Wow, Arco Normanno. Nonna Maria, che ha 92 anni, Flavio, e sta guardando, quindi gli mando un grande bacio. Salutiamo nonna Maria! Ciao nonna! Che veglia, vigila sull'Arco Normanno! Se passate troppo veloci, nonna ve stanca, come sordine vigile. L'abbiamo sollevata, purtroppo stiamo sollevando un sacco di soldi dei pacchi. Allora, tesoro, la dottoressa ha provato a sollevare l'umore, il tuo. Nello specifico non può sollevare l'offerta. Ci presentiamo, la dottoressa si presenta con 12.500 euro. Purtroppo sono state moltissime le chiamate infelici, sfortunate. Due tiri, non tre. Questa è una notizia carina, non è straordinaria, però è già qualcosa. Ci sono da difendere i 250.000 euro, i 50.000. Cominciando a dare un'occhiata nel versante della Iella, quella buona, simpatica, quella di affari tuoi, quando le cose vanno storte, in questo momento giocheremmo per 80.000 euro, che è già un pensiero che può farci sorridere ancora un po' di più. Allora, ricapitoliamo. 12.500 euro per andare via subito, ci privi del tuo sorriso, la tua bellezza, ma Pierpaolo sarà felice, dice basta, sta lì a Roma, torna a San Giovanni in Fiore. Oppure due tiri, che naturalmente puoi cominciare in maniera tradizionale, vedere che aria tira, siamo abbondantemente ancora nei 15 pacchi, termine dentro i quali si può decidere se virare dalla partita normale, virare nella rotta della Iella. Ringrazio la dottoressa, rifiuto e vado avanti. Arigato! Otto, fa caldo, fa caldo, leva del cappotto se vuoi la pelliccia, mamma mia, che caldo, Otto mio. Allora, due tiri. Lazzarella non mi fa quell'occhio spento, che affari tuoi come la vita, non si sa mai quando finisce, anzi non finisce mai, anche quando sembra finita. Il 19, la Liguria. Buonasera. Buonasera Laura. Dicono che i genovesi sono tirchi, io voglio essere tirchissima. Ammazza, oh, speriamo. Lauretta mia, bimba dorata. 100 euro! Brava! Lazzarella, trovamene un'altra uguale a quella, fa anche rima, trovami un'altra parsimoniosa come Lauretta. Il 7, la campagna, Jesus. Jesus c'era un compagno di banco. Lo so che fosse per te, a tutti gli altri concorrenti serviresti un centesimo e anche meno, lo so. Che c'è che ti disturba mentalmente nei pensieri, nel tuo divertirti mentre giochi? Che io lo sento, che a che stai pensando? Dai retta al vecchio Obi-Wan Kenobi, scaccia via l'intrusione nella forza. Che stai pensando? Che lo sento che non ci stai troppo qua con noi. Poi la partita finisce, come dice Vasco, è un brivido che vola via, in equilibrio sopra la follia, in un attimo dice ma
Te volte è già finita, che la cantava Nino Manfredi, dice un attimo, la vita. Te volte è già finita, ha finito le sorprese? La dottoressa stasera è ancora più leale del solito, come combattente, come nemica, tra virgolette, di gioco. Non si vuole accanire su di te con un'offerta ancora più bassa, ti rimette in gioco con la parola cambio. Un'altra volta, poi tre tiri. Ti ricordo, tabellone, non dico alla mano, ma insomma sotto gli occhi, che la Iella vale in questo momento 70.000 euro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blu, più la matta che diventa anch'essa un blu, quindi anche la matta diventa del valore di 10.000 euro, si giocherebbe per 70.000. Quindi Flavio, potrei fare la Iella? Possiamo assolutamente giocare per la Iella, se lo dichiari vanno eliminati prima possibile i 5.000 e i 50.000 per vincere prima possibile i valori blu rimasti sul tabellone. Poniamo che tu abbia qua 5.000 euro, ha voglia a cercarli tutta la serata, oppure il contrario, hai un blu qui che andrebbe bene se giocassimo per la Iella. Cambi, prendi una cifra rosa o rossa, poi ha voglia con la Iella, dice a trovare, cerca i 5.000, cerca i 50.000, è già successo, le abbiamo viste, non dico tutte le combinazioni ad affari tuoi perché sono infinite, pressoché infinite come gli scacchi, però abbiamo visto anche quello. Quindi in questo momento il cambio lo devi anche provare a immaginare legato. Gioco la Iella, Flavio. E va bene, questa è una cosa. E questa è una cosa. Non facciamo tutta la tiritera, non ci serve, l'abbiamo detto al notaio, facciamo quelli seri. No, mica perché l'altra volta era per finta, però dire, sai, mi serve. Adesso ribalteremo i valori sul televisore ad uso e consumo del nostro meraviglioso pubblico che ci segue da tutto il mondo e sullo schermo vuole capire. Poi mi devi dire se rifiuti o accetti il cambio, perché ti ripeto, a maggior ragione che hai già dichiarato il fatto che vuoi giocare per la Iella, è delicatissima questa scelta. Pensi di avere dei soldi? Devi cambiare, perché se tieni qua dentro i 5.000 o i 50.000 euro arriviamo in finale, al massimo con un blu e il valore che tu. Sto ipotizzando, ripeto, io non lo so mai cosa avere. Certo. Però ti devo assolutamente, è mio dovere, invitarti a riflettere. Rifiuto il cambio e gioco la Iella. Va bene. E allora, senza musica, solo noi lo gridiamo. 1, 2, 3 e Iella sia! Bravissimo maestro, ispiratissimo. Allora, lo dico per chi fosse arrivato adesso dal lavoro, dalla palestra, dal Pilates, da dove siete arrivati, da Ponzi oppure, i 5.000 e i 50.000 non valgono, stiamo giocando per la Iella, da affari tuoi, la Iella ha tutto un altro concetto, vale un sacco di soldi, nello specifico stasera la Iella vale 70.000 euro. I due rossi non valgono niente, prima li troviamo, prima festeggiamo, prima torni da nonna sotto l'arco normanno, torni anche dalla tua nipotina, gli dici tesoro tutto bene, mi fai il sorriso. Chiamo Lotto. Marco. Buonasera elegantissimo uomo di Olmeneta, una coperta nel taschino, non è una pochette, 5.000. Non mi dovete bollare. Mia bellissima Nazarella, non mi puoi mollare, non posso chiamare io, non ci posso credere, io ci posso mettere tanto, ma la parte quella che conta ce la dovete mettere voi. Il 14, Friuli Venezia Giulia. Ciao Flavio. Buonasera, l'uomo della notte, il birraio simpaticissimo da Tarcento. Tarcento fa rima con Busento, il fiume. Allora, calma. In una serata complicatissima, comunque potenza di affari tuoi, della sorte, dei destini di voi che giocate qui con noi, possiamo ancora vincere 60.000 euro. Magari la casa, l'insila cominciata con papà, non la finiamo, però vuoi mettere? Se i 50.000 me li trovi adesso, vinciamo. Boom, in un colpo, 60.000 euro, facciamo festa, 8 lo facciamo scatenare con la palletta in giro e il suo nuovo pupazzetto là che gli ha regalato Rita e facciamo festa tutti insieme a te.
la Toscana. Ciao Flavio. Ciao Cristiano. Buonasera a tutti. Buonasera. Così, piccolo riassunto, si gioca con l'Aiella, per l'Aiella, per 50.000 euro, la nostra bella calabrese li sta inseguendo, non riusciamo a raggiungere, a trovare 50.000 euro, che stasera, in questo momento non valgono niente. Sì, 12.500 euro aveva offerto, sì. Dottoressa ti sfida ancora, l'offerta è quella, ma saranno tre tiri se invece vorrai rincorrere 50.000 euro. 12.500 euro ancora una volta è l'offerta, tre tiri, invece se rifiuti e inseguiamo un sogno molto più grande. Nel caso dell'Aiella, dovendo noi trovare solo 50.000 euro, un solo pacco rosso, e la metà del valore massimo, in questo momento 25.000 euro, il doppio dell'offerta della dottoressa. Noi ne vogliamo vincere 50 possibilmente, grazie prof. Tre tiri, Lazzarella, facciamo un sorriso anche all'Aiella, alla fortuna, alla sfortuna, a seconda. Il 4, l'Emilia Romagna. Buonasera a tutti. Campione con le rotelle, facci sognare, sei tu? L'uomo della svolta. Giochiamo per 40.000 euro. Savino c'è il 5, Tiziana c'è il 6, il sociologo col 18, Notburga il 15. Possibilmente, speriamo, te lo auguriamo, che uno dei quattro sia, tra virgolette, il colpevole, se i soldi stanno qui dentro da noi. Hai voglia a cercare. Non molliamo, Lazzarella, non mi mollare. Da solo non posso vincere. Il 15, Notburga. Notburga. Schönen Abend an alle in Südtirol. Buonasera. Ah, non è giapponese. Ah! Ho salutato tutti i tedeschi che guardano adesso affari tuoi. E in tedesco, naturalmente. Grazie, grazie. Li salutiamo anche noi, italiani che parlano tedesco, tedesco che parla italiano. Grazie davvero. E tutti quelli, naturalmente, che nel mondo guardano affari tuoi. Mannaggia, speravo che dopo un saluto così pomposo, Notburga, mi sparavi fuori 50.000. Savio, salvami tu, il 5. Buonasera a tutti, in bocca al lupo. Ciao Savino. Saluta, Lazzarella pure, guardi Otto come si diverte, non vede l'ora che le partite finiscano, possibilmente vincendo, così là c'è la pallina, c'è il pupazzo, adesso per la regolarità, Tiziana, prima Tiziana, buonasera Tiziana, un centesimo, Stefano, fico dotato finalmente, tu ci avevi il microfono. 30.000 euro, non sarà una vincita stratosferica, però beato chi c'è un occhio, siamo felici così, 30.000 euro, in bocca al lupo, ciao! Va ora in onda un grandissimo successo de Rai 1 Velvet la seconda stagione. Adesso metti sempre S, lo spagnolo, con Paolo e Civerria. Olé, olé.